Io scherzo tanto, ma la politica è un sacrificio, è una missione. Non credo per conto di Dio, comunque, però comporta delle rinunce, rinunce soprattutto economiche. Sentite a cosa hanno rinunciato codeste star della politica italiana. Fammi sentire. Vede, io sono libero, io vengo da Ferrari, da Sky, guadagniamo un sacco di soldi. L'ultimo stipendio ho avuto 1 milione di euro l'anno. Non faccio la politica per i soldi. Con la politica non mi sono arricchito, No. guadagnavo di più come professore, ma soprattutto come avvocato. Allora, io prima di fare il parlamentare, fare il ministro, guadagnavo di più di quanto faccio da ministro. Molto di più, tanto di più. Cioè, ci stanno rinfacciando che entrando in politica si sono impoveriti. E la domanda che sorge spontanea è: ma chi cazzo ve l'ha chiesto di entrare in politica? No, no, ma. No, ma chi siete? Ma ringraziate Dio perché siete stati dei miracolati. Cioè, però, in tutto questo c'è una new entry, l'ultimo arrivato col piagnisteo, che guadagnava di più, prima, molto prima, è lui. E Stefano Bandecchi, il Mike Tyson di Terni. Godetevelo, godetevelo, tutto per voi.